Ora tocca a noi, Fabio, sì. E ti convinceremo. Ti convinceremo questa volta, perché è facile, signori, quando si presenta un fuori classe, è facile. Eh sì, sì, soprattutto perché lui era sempre fuori classe, cioè non andava mai a scuola. Esatto. Sì, lui è un romano. È un romano, lo conosciamo, è un amico molto bene, è davvero un fuori classe. Signori, Alessandro Di Carlo. Sì, abbiamo bisogno d'amore. Applauso, applauso, applauso. Amici, applauso anche l'orchestra, amici, applauso di più. Amici italiani, concittadini, conterroni, eccoci qua. Scusate, questa cosa la voglio fare perché sono Coriandoli di Porta Fortuna, quindi la giuria, questa è tentata corruzione. Grazie. Questa è tentata corruzione subito, senza mi rimettere al posto perché c'è... Ora, il numero mi sembra chiaro, no? Non è che sono uscito proprio col numero in testa. Quando si pensa, chiedo scusa anche agli amici a casa, l'orario che stiamo svegliando, non vi preoccupate, se vi siete appisolati voi, appisolate, quando intanto fate... Ora mi viene in mente sempre, cioè, le feste, le famiglie, e vi giuro, mi viene in mente sempre mamma, perché poi a casa mia è stata sempre una cosa particolare, perché mamma faceva l'albero, non è che faceva l'albero. Papà poi metteva le... gli metteva le... si può dire? E, si metteva quelle cose. No, però sinceramente, voglio dire. Però a casa mia l'educazione civica ce l'ha fatta sempre mamma. E adesso io, amici italiani che state in ascolto, ci state vedendo, io vi voglio mostrare alcuni piccoli oggetti. Siamo a Natale. Alcuni oggetti che, diciamo, attraverso questi oggetti si faceva una grande cultura di educazione civica. Adesso va molto, cioè, il bon ton, l'educazione. Io sono per una sana e verace educazione. Vi ho portato alcuni oggetti piccolini che vi faccio vedere come... Non servono tanti codici, capito? Codice penale, codice... Non a casa si usavano degli oggetti che mettevano a posto un po' tutti. Questo si chiama erbattipanno. No... battipanno, ma era per le maraghelle, la maraghella, pa, quando veniva sciocchettina, il bambino un po' vivace, non lo fare più, mannaggia, dal mannaggia passiamo a... E mosso, so fatti qua, perché questo si chiama mattarello, in Italia lo diciamo il mattarello, se ne passa così, dalle parti mie, amici, è il tortore. Mo te do una tortorata. E la tortorata veniva sempre data qui. Damma a due, qua. Mezzo all'occhio. Colpo quasi mortale. Ma veniamo, amici, alla conclusione di questa pseudo-esibizione. Lo facciamo proprio per il cuore, perché Teleton ha bisogno, abbiamo un po' tutti quanti bisogno. La regina dei codici penali, stradali, vangeli, tutto concentrato nella regina dell'educazione civica, e io esorto anche il presidente a rimetterla proprio a scuola. Questo oggetto va messo a scuola, a scuola. Tutti i maestri dovrebbero, e maestre, dotarsi di cucchiarella. Applauso sulla cucchiarella, amici italiani. Le mamme italiane con la cucchiarella hanno fatto tutto. Il sugo, la cera e tende, poi pulivano un po' il bagno, un'altra volta il sugo, ecco quel, diciamo, quel sapore un po' agrodolce, e poi ai maschi era vietato l'entrata in cucina. I maschi non potevano entrare in cucina. Appena avvicinati in cucina, mi mandavano la cucchiarella, pam! Cucchiarellata, se rompeva, mi diceva, me l'hai rotta. Ho detto tutto. Doniamo, donate e donatevi. Alessandro Di Carlo. Bravissimo, ti do una mano. Grazie, Alessandro. Inutile dire bravissimo, è anche superfluo, tanto è bravo Alessandro. Allora, Livia. Livia è entusiasta. È bravo e continua così, bravissimo. Bravo. Livia, ma tu riconoscevi questi strumenti? La cucchiarella? Ma no, è troppo giovane. Troppo giovane. È soprattutto molto brava lei. Sì, non c'è bisogno. Noi siamo troppo piccole, non abbiamo vissuto questo. Noi siamo millennial. C'era anche, siamo anche lo zoccolo, ragazzi. È vero. C'era lo zoccolo, certo, di legno delle mamme. Sì. Era meraviglioso perché era di legno massello, non era decompensato, era legno massello. E qui forse non so se lo posso dire su Rai 1. Dipende. Perché sai, sapete... Tutti dicono il colpo sotto, il cucchiaio, no? Sì. L'ha inventato Francesco Totti, il cubone. Sì.
Io, per carità, con tutto rispetto a Francesco, il mio capitano, ci mancherebbe altro, gli mando anche un saluto. Ciao Francesco, no, l'Italia, Francesco. L'Italia ti ama, Francesco. È vero. E questo è vero. Campione del mondo, eh? Colpo sotto lo inventò mia mamma. Che mia mamma pesava... No, Olivia, senti a me, pesava 120 kg. Quindi era una donna formosa, quelle belle del 1923, pensa. Quindi quelle belle donne, quelle... Le donne. Quindi, porella, io facevo, capito, facevo il fio... facevo il figlio. Diciamo da ragazzino ero un discolo, un birichino che c'aveva sì quello lì vivace, era un fio vivace, ecco la parola è quella, vivace, un fio vivace, ma sai che fio della vivace che sei, esatto, tutti qua a Roma dicono, no, sei proprio fio della vivace, a fio della vivace esatto, sì. Applauso. Eh no, perché il pubblico deve pure intervenire, no, intanto però ci mette in esagome, esatto, no, è che stanno donando, quindi il numero ce l'ho qua, bravo. A un certo momento io scappavo e mia mamma si è inventata il colpo sotto, cioè 1, 2, 3 colpo sotto, soccolo al volo, a effetto, mi colpiva, tornava, piavo un soccolo, metteva per terra, fa tipo bulla, un po' come lo skate, no? Sì. Carmine. Quanti voti, o meglio, quante donazioni abbiamo raccolto? 18.795. Ottimo. Perfetto. Attenzione, siamo lì lì per raggiungere i 7 milioni. Arriviamo ai 7 milioni. Dai, 4-5-5-1-0. Di Carlo sarà al teatro Garbatella dal 26 al 29 dicembre. Diciamo fino al 31, sì, c'è lo speciale Capodanno, sì, dal 26 al 31 dicembre al Garbatella, a questo teatro. Dai, c'erai degli oggetti lì? Assolutamente no, e noi quello che lanciamo sono due cose: allegria, bontà d'animo, sì, e coriandolo. E ampio parcheggio. Lo spettacolo come viene viene, no? Lo spettacolo si chiama come viene viene. Poi c'è lo speciale Capodanno il 31, perché diciamo, dicendo dove va, dove si va a Capodanno? La domanda che si fanno gli italiani. A Capodanno che fa? Andiamo a far rubare i soldi in giro? No, vi rubo io, venite da me. No, no, dobbiamo mandare invece sms al 45510. Noi ci rivediamo tra poco, adesso ci fermiamo un attimo, però sì, prima, ci siamo. Perché sì, è troppo bello. Mauro, rullo di tamburi. Poco. Continuate a donare 4-5-5-1-0. Grazie. Tra poco.